Dicono che leggere i libri fanno bene, ma non tutti la pensano come loro. Io, per esempio. Perché leggere è tempo buttato via. Ieri, con quel tempo, ho andato al zoo a vedere le mandrie. In Italia sono milioni la gente come io che non leggono mai un libro. E poi penso che se uno sarebbe un vero uomo, non leggeva. Io non leggo da sempre e ho sempre stato benissimo così. E allora, amici, leggete meno libri che puoi. La dobbiamo rifarla? Era buona! L'analfabetismo funzionale è invece l'incapacità di un individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Cioè una persona che sa scrivere il proprio nome e che magari aggiorna lo status su Facebook, ma che non è capace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti per intervenire attivamente nella società, raggiungere i propri obiettivi e sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. Un analfabeta funzionale apparentemente non deve chiedere aiuto a nessuno, come succedeva una volta con lo scrivano che leggeva e scriveva a pagamento per chi non sapeva farlo. Ma anche se apparentemente autonomo, un analfabeta funzionale non capisce i termini di una polizza assicurativa o il senso di un articolo pubblicato su un quotidiano, non è capace di riassumere o di appassionarsi a un testo scritto né di interpretare un grafico, non è capace quindi di leggere e comprendere la società complessa nella quale si trova a vivere. Secondo i dati di Tullio De Mauro, il 70% degli italiani si informa, vota e lavora seguendo soltanto una capacità di analisi elementare. Una capacità di analisi quindi che non solo ignora la complessità, ma che anche davanti a un evento complesso come la crisi economica, le guerre, la politica nazionale o internazionale e lo spread, è capace di trarre solo una comprensione basilare. Un analfabeta funzionale quindi traduce il mondo paragonandolo esclusivamente alle sue esperienze dirette, e non è capace di costruire un'analisi che tenga conto anche delle conseguenze indirette, collettive e a lungo termine, lontane per spazio o per tempo. Così la crisi economica è soltanto una diminuzione del suo potere d'acquisto, la guerra in Ucraina è un problema solo se aumenta il prezzo del gas, il taglio delle tasse è buona cosa anche se comporta il taglio dei posti letto all'ospedale. Nel 2014 è stata completata la terza indagine comparativa OCSE sulle competenze degli adulti, che ha esaminato 30 paesi tra cui il nostro. Ne risulta che il 70% degli italiani si colloca nel livello minimo di analfabetismo strumentale totale e nel secondo livello, quasi minimo, insufficiente alla comprensione e scrittura di un breve testo. Soltanto un po' meno di un terzo della popolazione possiede quindi quei livelli di comprensione della scrittura e del calcolo sufficienti per orientarsi nella vita di una società moderna. I problemi sociali legati ad analfabetismo funzionale e di ritorno sono molti. Gli economisti attribuiscono alla crisi culturale che si approfondisce nel nostro paese la stagnazione economica degli ultimi 30 anni. Ci sono poi problemi politici, perché la percentuale di italiani che ha una comprensione dei discorsi pubblici o che capisca come funzioni la politica è certamente inferiore al 30%. Manca quindi alla democrazia il controllo delle decisioni, la valutazione e la possibilità di rinnovarsi. Per te un muro era solo un insieme di mattoni. Poi in edicola hai letto che il muro è un fondamentale della pallavolo e che il crollo di un muro ha fatto finire una guerra fredda. Incuriosito sei andato in libreria e hai letto di un muro che divide due amanti. Per saperne di più sei andato in biblioteca e hai letto di un aereo che rompe il muro del suono e di un muro lungo oltre 8.000 chilometri. Vai oltre. Più leggi, più sai leggere la realtà.